Yeah, but you know, from where the both rivers come, Yamuna from Yamunotri and Ganges from Gangotri. Yes, I know. I have seen the picture. In television, When next year? Next year, that is every 6 years, the Half Kumbh Mela. That will be held in 2007 in the month of January. In the month of January, January will be 20 million. It's the Kumbh Mela. They churn the sea. When they churn the sea, we will find a pot filled with nectar. We will find a pot filled with nectar. And divide between among them the quarrel. And their pot will be Ci troviamo ad Allahabad e sul Ganga, dove si incontra insieme al fiume Yamuna, che tutti e due fiumi sono considerati molto sacri. E sotto si pensa che si incontra con un altro fiume sacro, che si chiama Sarasvati. Sarasvati, che scorre qui sotto questo fiume, e qui si incrociano e non si mischiano mai le acque, è un pochino come il rio delle Amazzone con il rio Negro in Brasile, che abbiamo visitato. E adesso siamo qui dove ogni anno nel gennaio e febbraio si incontrano più di 20 milioni di persone in pellegrinaggio. È considerato il più grande pellegrinaggio al mondo, perché ognuno che è della religione hindu vuole almeno una volta nella sua vita bagnarsi qui, perché questo gli purifica l'anima. Hai sentito che ha detto? Sono di due differenti colori, guarda. Sì, l'ho già visto, l'ho detto per sì. Hai sentito che l'ho detto io negro nella terra? E qui possiamo vedere che i due fiumi si incontrano. Quello con più corrente è il Ganga e quella giallo è il Yamuna. Questo incrocio tra questi due fiumi sacri e sotto quell'altro fiume sacro si chiama Sangram, il luogo più sacro per gli indiani hindu. Gli hindu sono all'incirca 800 milioni di persone, quindi è la religione più forte. Siamo ancora nella regione del Uttar Pradesh, che ha dato il maggior numero di politici al governo di Delhi, e di religione sono quasi tutti hindu. Madam, he is the cousin. बोलिए ओम श्री श्री त्रिवेणियम माधवम सोमम सोहम भरद्वाजम चबासिकी अक्षेवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम तीर्थम देही तीर्थराज प्रयागराज नमस्तुते इदं फलं मया देवी भागीरथी नमस्तुते यू नेम दिस नेम व्हाट इज दी नेम आपका यू फादर नेम अच्छा यू मदर नेम यू सर नेम आंद्रेया Abhi, husband name? Acha, you son? No son, nahi. Aapka ma'am, you father? Your name? My father Gerardo. Acha, you mother name? Lidia. You son? Hilaria. Boliye Trivenium. Boliye Om. You are with what you said. Boliye Om. Sri. Vishnu. Vishnu. Si Sweta.
बारह कल्पे अष्टाभिन्न सतमे युगे कल युगे कल प्रथम जाम्बू दीपे भरत खंडे अतैक देशे खटपूल मध्ये अंतर्विद्याम भागीरथ्याम पश्चिमे तीरे कालिंद्याः उत्तरे तीरे अब देखे मैं यहाँ पे गंगा जी की आरती हम लोग करते हैं। ये स्वीट्स का भोग लगता है कि कोई 5 केजी, कोई 10 केजी, कोई 11 केजी, यू एनी अब आप व्हेन यू डू द प्रेयर टू मदर गंगेस ही कुड आल्सो ऑफर द स्वीट स्वीट ही सेड हाउ मेनी केजी स्वीट यू कैन ऑफर इट टू मदर गंगेस 5 केजी, 10 केजी, 11 केजी, 21 केजी What does it mean? How many sweets we can offer? He wants that we offer some sweets. I don't. I have some coffee sweet with me. Bisogna fare un'offerta e un'offerta in denaro, se no che offerta è? La mamma Ganga vuol mangiare e quindi gli diamo, io gli do 20, ok? 20. Niente, io non ho portato i soldi con me, Madonna. Sono in macchina, dalli pure se c'è qualcosa, datelo dai mani. C'è qualcosa? Poi che ne do guarda via. हाँ जी सर कब जाएंगे कब जाना है कब जाना है पता करना पड़ेगी यार मेरे को गाड़ी चल ठीक है मैं पता करता हूँ दस मिनट यहाँ से फोन नहीं लगता ना कभी पीपल भी ऐसी है भगवान राम ने अपने पिताजी का पिंड Questo è il posto dove è nato Indira Gandhi. Tu sai che un medico in India non è necessariamente uno laureato. Io metto sul biglietto di visita medico, dentista e si autonomina dentista. O medico o chirurgo e così ci hanno raccontato. Ma dai. Infatti tu dovevi andare da un dentista. Chissà no? Che quale cavatappi mi sarei trovato. Non ti sei fidata, no? No. Te l'ha detto. Siamo in un ristorante di lusso. Siamo al ristorante El Chico. El Chico. È messicano. Messicano. Però la cucina è di altro tipo. È una cucina internazionale, naturalmente. E quindi noi tutto abbiamo scelto fuorché la cucina messicana. Mi sembra ovvio. È cucina cinese, intercontinentale, indiana e c'è anche il qualcosa di italiano, tipo Allora Mario, tu Mario, che cosa Mario ha preso un minestrone sperando che il minestrone che mangerà assomiglierà assomigli vagamente a un minestrone magari col pesto sì, sì. Gabriele tu che hai preso?
Io sono raffreddatissima questa sera e allora spero di poter prendere una cosa calda, il minestrone con un po' di riso e basta. Vedremo. E bonsai? Bonsai, il suo solito pollo. Ok. E adesso siamo sempre ad Allahabad, dove praticamente è nata la guerra dell'indipendenza contro gli inglesi, in casa di Nehru, del nonno di Pandit Nehru. E Pandit Nehru è nato in questa casa, e anche Indira Gandhi e Rajiv, il suo figlio, sono nati in questa casa che Indira Gandhi ha regalato nel 1970 al governo giuliano. È stato veramente emozionante di vedere dove è stato tutto quanto organizzato per essere liberi dagli inglesi. È nato la libertà dell'India, la libertà dal dominio inglese. Questa è la casa dove Pandit Nehru e Indira Gandhi hanno lavorato. Una biblioteca fornettissima, incredibile. Ci sono perfino i libri di Marx e di Lenin. Ecco, ho spillocciato un pochino così, ho visto anche questi libri. Incredibile, un posto magico. Prima a Rishikesh, San Francisco incontra San Francisco incontra Mahatma Gandhi, e qui siamo sulle tracce di Gandhi e di Nehru. Io ho pensato, adesso mi faccio l'SMS, mi chiamo.
una protesta in un piccolissimo villaggio. What was this? Protesting? They are protesting against the cow. You know, people used to sell a meat of cow over here. So they don't want that cow should be cut it just because cow is the religious animal of India, you know. We used to drink cow milk and all. She's like a mother for India. So this is from the religious group that's known as Bajrang Dal. So they are protesting that nobody cut the cow and sell the meat on market. Huh? How you tell them how they to put aap kaatte kaise ho? Hasiya se. Aap sara kaat chuke? Ha? They already cut the things, you know. Yeah. This, you see the cut is yes. on the field? Yes. The lack of water over here, you know? Yeah. So I mean, yes. Yes. In albergo. Hai comprato? Questa è la loro polizia e noi dobbiamo pagare ogni tanto le tasse.
Ecco un altro stop. Quindi un altro stop in frontiera. Everything okay? Everything okay? Everything okay? Okay. Okay, you go? Yeah. Bonsai, okay? Bonsai, tutto bene? Bene? Okay. Good day, what are you? Good day. Ciao. Tata karo sab. Ciao. Clap tata karo. Vaa, theek hai. Ciao. Ciao. Questi bambini hanno avuto da me un giocattolino. Sono felici. Thank you.